Questo è decisamente il posto peggiore che ho visto negli Stati Uniti fino ad oggi. In effetti mi sto ancora chiedendo che cosa ci faccia qui, ma nel video di oggi vi voglio raccontare un altro dei grossi problemi degli Stati Uniti, e cioè il problema del fentanyl. Kensington Avenue, ciao, sono Chris. Welcome, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo nel quartiere forse più brutto, più chiacchierato, più difficile, non solo di Philadelphia, ma anche di tutti gli Stati Uniti. Nel cuore del quartiere di Kensington, nella periferia di Philadelphia, detta anche Zombieland. Un quartiere che ti lascia senza parole, spaccio dovunque, zombie, persone che stanno fisicamente male sui marciapiedi, siringhe dovunque, situazioni veramente... sono senza parole, è difficile descrivere una situazione del genere. Queste sono solo alcune immagini di quelle che ho girato questa mattina, un po' in auto, un po' a piedi. L'idea di questo video era totalmente diversa, l'avevo strutturato, pensato, scritto per essere girato direttamente dalla strada. Volevo fare delle riprese nelle zone un po' particolari e poi ricavarmi magari degli angoli o delle zone un po' più tranquille e sicure per fare le clip parlate. Bene, non è stato possibile. Il quartiere di Kensington è un quartiere veramente che non vi consiglio. Non andateci, non passateci neanche in macchina. Ci sono andato la mattina presto perché sapevo che la polizia scorta, tutela, difende gli operatori che puliscono le strade. Questa cosa è durata mezz'ora, 40 minuti. Poi il quartiere si è svegliato ed è venuta fuori quella che è l'anima vera di quel quartiere, e cioè pura criminalità. Pura e dura criminalità di qualsiasi tipo. Per questo ho preferito tornare qui e raccontarvi questa cosa da qui, mettendo delle immagini che ho effettivamente girato. Oggi vi voglio parlare del fentanyl, ma prima una parentesi su Kensington Avenue. Il quartiere di Kensington è un quartiere pieno di criminalità particolare, pieno di droga, di spaccio già dal 1960. Poi c'è stata un'escalation. Oggi è totalmente fuori controllo, è un quartiere senza regole. Addirittura la criminalità è legata alla droga, ha portato il gioco d'azzardo. Ci sono dei negozi che si sono trasformati da, non lo so, generi alimentari a slot machine, a posti dove gli spacciatori portano dentro le persone per fargli giocare due soldi e comprare droga. Devo dire che è assolutamente il quartiere peggiore, ma di gran lunga, rispetto agli altri che ho visto a Los Angeles, a nord di Las Vegas, a Detroit e anche a St. Louis recentemente. Ma arriviamo al fentanyl, questo opioide che sta mettendo, secondo me, in ginocchio, visti i numeri, gli Stati Uniti. Non so altri paesi, ma gli Stati Uniti ne stanno soffrendo tanto. Tenete presente che dal 2000 ad oggi sono morte per overdose di fentanyl 1,2 milioni di persone. Il problema è che negli ultimi 12 mesi ne sono morti 112.000 e nell'anno precedente 75.000. La crescita è del 30-40% anno su anno. Quindi i primi 18 anni sono stati, tra virgolette, una passeggiata rispetto ai numeri di oggi. E questa è veramente preoccupante. Oltretutto, una nuova versione, che proprio Kensington Avenue viene nominata Trunk, sta prendendo sempre più piede. È una droga che costa molto meno rispetto all'eroina e viene usata per tagliare in modi differenti diversi tipi di droghe. Dal sito della DEA ho trovato alcune informazioni. Questa droga è 100 volte più potente della morfina ed è 50 volte più potente della qualità migliore dell'eroina. Una delle grosse problematiche è che ne basta veramente una quantità minima per andare in overdose e oltretutto è difficile per chiunque capire con cosa sia stata tagliata, e questo può creare
problematiche sul quantitativo. A volte possono essere sufficienti a mandare in overdose una persona anche quantità minori. E soprattutto i dipendenti da questa droga difficilmente nel corso della giornata, magari utilizzandola più volte, riescono a identificare la giusta dose e soprattutto la giusta qualità. Parliamo di numeri. Il problema numericamente più grande ce l'hanno ovviamente California e Florida. 7.000 decessi negli ultimi 12 mesi in California, 5.500 in Florida. Ma un indicatore che viene usato dalla DEA e da chi controlla queste problematiche è il numero di morti di overdose su 100.000 abitanti. E la zona più problematica d'America è il Nord-Est, Pennsylvania, New York e tutto il New England. Se infatti la media nazionale è di 24 morti ogni 100.000 abitanti, tutta la zona del Nord-Est arriva a 35 morti ogni 100.000 abitanti per overdose di fentanyl. L'overdose in generale di fentanyl vale l'80% rispetto alle overdose di tutte le altre droghe. Dato veramente, veramente preoccupante. Il 50% delle morti di overdose sono di persone giovani, quindi adolescenti e giovani fino a 24 anni, il 50%. Due terzi delle vittime sono uomini e un terzo sono donne. E le donne, a differenza degli uomini, stanno crescendo in una fascia d'età ben specifica, da 45 a 54 anni. Ovviamente in America c'è lo spauracchio, questa quarta ondata sarebbe una quarta ondata di crescita enorme del problema fentanyl, con una nuova droga che potrebbe avere dei tassi di crescita potenzialmente anche più del doppio. Che cosa si sta facendo per tamponare, per cercare di risolvere, per metterci una pezza o per migliorare? Direi poco niente perché sembra, ripeto sembra perché è difficile da capire questa cosa, che questa droga arrivi un po' da tantissime parti del mondo, che abbia impatti in Messico verso gli Stati Uniti, dalla Colombia, ma anche dal Medio Oriente. L'impatto geopolitico di questa droga sembra essere enorme. Bene, torno nel piccolo del mio canale. Ho toccato anche questo argomento, l'argomento droga, l'argomento fentanyl, che unito al discorso senza tetto, al discorso obesità e al discorso armi, fa veramente dell'America un posto che deve veramente, veramente guardarsi dentro. In America ci sono tantissime cose che funzionano, ma queste quattro cose. Soprattutto ho ancora negli occhi quello che ho visto stamattina e qualche settimana fa nella parte di Senza Tetto, cominciano a essere numeri veramente enormi e comincio ad avere qualche dubbio che la situazione possa, non dico migliorare, ma addirittura fermarsi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!